Non esce dalla crisi la Virtus Cassino, che nella penultima giornata di andata del campionato nazionale di Serie B, girone D, cede il passo tra le mura amiche alla Virtus Valmontone per 69-81, in un match partito male e finito anche peggio, con i parziali quasi sempre a favore degli ospiti, 14-26, 23-19, 13-16, 19-20. Una partita dunque condotta dal primo al quarantesimo minuto dagli ospiti, con i palloni di casa che approcciano per l'ennesima volta in maniera superficiale alla partita, con un 4-17 di parziale che poi rossoblù si porteranno dietro per tutto il match. Una Virtus che, nonostante sia arrivata anche sul meno 5, non ha mai dato l'impressione di esprimere un buon gioco né di impensierire seriamente nella leadership del match gli avversari. Ed il commento post partita del presidente e direttore sportivo della BPC Virtus Cassino, Leonardo Manzari, non lascia spazio ad interpretazioni e che sposta l'attenzione alla scorsa estate, quando, in occasione del mercato estivo, in fase di costruzione del roster, si è scelto di investire in un playmaker di esperienza e carisma. Per questo è stato scelto, spiega Manzari, Michele Magini, che però non si è quasi mai visto sul parquet per due pesanti infortuni, alla mano prima e al ginocchio poi. Il secondo argomento di riflessione del DS riguarda sempre le scelte estive e questa volta il focus è su Simone Lasagni. Anche lui, ritiene Manzari, si è visto poco o nulla. E nonostante, dice il presidente, la società abbia cercato di supplire alle insidie che la malasorte ha posto sul cammino stagionale, questo non è servito a nulla. Il DS virtussino parla di sciatteria e menefreghismo. Si può anche non segnare in attacco, ma non si regalano, soprattutto in difesa, dei canestri facili nei primi 8 minuti di gioco del primo quarto, come quelli subiti con Valmontone. Ed allora? Allora bisogna aspettare, dice Manzari, e confidare nelle mani del nuovo coach Fantozzi, nella speranza che almeno il girone di ritorno possa svegliare gli atleti rossoblù dal torpore con cui hanno affrontato il girone d'andata del campionato di B. Ed il banco di prova sarà il 5 gennaio a Roma contro la Luis.